Io mi occupo di scienze applicate. Scienze applicate vuol dire tipicamente cercare dei problemi da risolvere e quindi poi mettere tutte le energie possibili personali del laboratorio, del gruppo di ricerca per risolvere questo tipo di problemi. I problemi nascono in vari settori. Quelli che più ci piacciono, che più ci muovono dal punto di vista di energie anche motivazionali, anche se vogliamo di livello etico, sono quelli nell'ambito della società, cioè noi quando pensiamo di poter sfruttare le nostre energie mentali, fisiche, economiche per poter dare una mano a persone che hanno bisogno o a problemi che possono, la cui soluzione può migliorare la condizione della vita di persone, riusciamo ad essere molto molto motivati e quindi molto attivi. La ricerca, secondo me, per essere efficiente oggi deve essere molto focalizzata. Uno degli argomenti principali che discutiamo sempre nell'ambito del mio gruppo di ricerca è quello che io chiamo la riconoscibilità, cioè o la grande focalizzazione. Cioè noi passiamo da un argomento di ricerca a un altro argomento di ricerca senza perdere il nostro DNA, proprio per un elemento di riconoscibilità. Il mondo è globale, quindi abbiamo bisogno di essere riconosciuti e solo se condividiamo tra tutti gli argomenti di ricerca un minimo comune denominatore, questo ci rende riconoscibili. Questo vuol dire fondamentalmente focalizzazione. Quindi il nostro laboratorio è molto specializzato in un singolo argomento, che vuol dire che è tecnologie per la manipolazione, tecnologie per le mani, e poi la nostra capacità è quella di riuscire a utilizzare queste competenze, questa grande focalizzazione in tantissimi campi applicativi, dal medicale, riabilitazione, controllo di mani robotiche per la produzione, collaborazione uomo-robot. Dunque, il fattore umano è un elemento importantissimo della mia vita e della vita del mio team di ricerca. Perché? Perché intanto è tutto molto condiviso. Quindi nel fattore umano per me un elemento chiave è la comunicazione, cioè noi abbiamo tante teste che comunicano tra loro, sia all'interno del laboratorio che quando andiamo a partecipare a conferenze, riunioni o altro tipo di eventi, anche nelle scuole elementari. Quando facciamo delle riunioni decidiamo insieme le strategie, tutti insieme, questo per un doppio motivo. Uno, per creare una grande motivazione e condivisione di gruppo, che dà una forza in più. Cioè tutti noi, quando ci sentiamo coinvolti nel processo decisionale, quando poi andiamo a operare per far sì che questa decisione venga messa in atto, abbiamo un'energia molto molto più ampia. E l'altro è quello che, dal punto di vista proprio dell'efficacia della decisione, coinvolgere più teste, quindi più cervelli per poter enucleare quali sono i problemi da risolvere, è molto molto più efficiente. Quindi questo lo facciamo quotidianamente. Poi noi, come secondo me quasi tutti gli esseri umani, nello scegliere gli argomenti che più teniamo a cuore, vediamo la motivazione del miglioramento dello stato di benessere delle persone umane. Nel nostro laboratorio innovazione vuol dire semplicemente massimizzare la distanza da quello che è stato scoperto finora. Quindi tra il migliorare e il creare nuove idee, noi cerchiamo sempre di creare nuove idee, quindi cerchiamo di scandagliare la letteratura esistente proprio per cercare di dire qualcosa di diverso. Il sesto dito è un esempio di questo, i ditali per il tatto è un esempio di ciò. Quando tolgo gli abiti del ricercatore, io mi vedo un po' come un artista. Una volta che mi pongo un nuovo problema è come se mi vedessi davanti a una tela e devo disegnare qualcosa, perché per noi il nostro quadro è l'articolo scientifico che poi viene pubblicato. Grazie all'altissima meccanizzazione, all'altissima automazione, all'altissima robotizzazione dei lavori, molti dei lavori manuali, ripetitivi, da chi vende i biglietti a chi assembla qualche prodotto, verranno sostituiti dalle macchine. Macchine, dove per macchine intendo sistemi intelligenti in generale. Questo vuol dire che la ricerca, che è il passo successivo della produzione, diventerà secondo me molto, molto presto, se non lo è già, l'entry level del mondo lavorativo. Quindi
pur bene o purtroppo, la ricerca sarà qualcosa con cui tutti noi e i nostri figli si confronteranno. Per me anche il futuro, qualunque esso sia, è qualcosa che potrebbe aver bisogno di noi per essere migliorato.